Con questo video inauguro la parte che dedicherò ai fusione. Queste armi secondarie una volta erano dominanti nel crogiolo. Poi, come è accaduto diverse volte, un nerf li ha sicuramente resi meno letali. Ma la domanda è: sono ancora utilizzabili con soddisfazione? Ero di solito inizio con le versioni leggendarie, ma ero troppo curioso, dopo la grossa sorpresa del Necrochiasmo, provare la controparte, il mitico Mitoclasta Vex. Prima sorpresa, un fusione che viene però equipaggiato come un'arma primaria. Uguale, non dovremmo mai preoccuparci delle munizioni. E poi i perk. Mirini, c'è balistica aggressiva, ma troppo penalty la stabilità, guardate quante ne perderemmo. E questo è un primo grosso consiglio per i fusione. Il perk forse più importante è proprio la stabilità, perché rende più stretto il cono dei proiettili. Il mirino con compensatore lineare è già più interessante, meno penalty, però sto ancora con la stabilità. È uno da provare comunque. Andiamo verso un perk fantastico, momento zen. Più si spara e più si aumenta la stabilità. Colonna centrale, il caricatore esteso lo userei nel PvE, non tanto in PvP. E sceglierei questa missiva gittata e precisione. Ma è davvero interessante anche leggerezza, si perde un po' di gittata, ma nei duelli è importante anche poter fare strafe veloce e cose di questo tipo. Gestione della folla va benone. Il livello dell'arma è superiore alle altre esotiche, hanno uno 177, questo aiuta ad arrivare anche a 316 avendo tutti gli altri equipaggiamenti a 335, per cui utilizzabile penso in tutte le modalità di gioco. Infine, come sarà drammaticamente palese dalle sequenze di gameplay, c'è un qualcosa che per non dicono. Quest'arma, ragazzi, ha una cadenza di fuoco eccezionale, sembra di usare quasi un impulsi, non un fusione, e dà il fuoco automatico. Vediamolo in azione. L'arma ha un'estetica decisamente sexy e un effetto sonoro con lo sparo altrettanto unico. Prima kill un po' sporca. Ma avete sentito il ratio di fuoco? Tremendo! Cioè, sarebbe un fusione. 39 in testa. Come sostituto del vituperio, onere della prova 12. Che fa sicuramente il suo sporco lavoro, anche se non rigenera i proiettili. Nella prossima sequenza, occhio, la distanza è già discreta, ma il mito ancora squaglia. Stiamo per infliggere un merci ai poveretti, peccato perché sarei stato davvero curioso di vedere fino a che punto avrei potuto spingere il mio ratio kill death. Però... E qui? Ok, Saladino si è stufato, merci. E come vedete il ratio cominciava a diventare interessante. Per il momento 8. Chissà. Ma questa era solo la prova generale per vedere se poteva reggere l'arma. Adesso andiamo alla partita seria. Qui una bella doppietta. Prima di shotgun e poi di granata. Doppia uccisione. Finalmente il turno del mito. Cioè, questi cunicoli dovrebbero essere da pompa, in teoria. Ma guardate come va a finire. Zona C neutralizzata. Ups. Intermezzo di super. Qua ho rischiato un pochino perché avevo la salute bassa, eh. È andata bene, dai. E torniamo all'azione col mito. Stabile, non dico come una roccia, ma parecchio stabile. E ha un time to kill veramente basso. Non è bello, dalla parte del nemico, sentirsi inondare da tutta questa potenza. Vedo uno scontro a fuoco così dalla breccia del crepuscolo. Distante di solito è improponibile per un fusione, ma non per il mito. Colpo d'avvertimento. Facevi meglio scappare. Recentemente sto apprezzando davvero tanto il perk del cacciatore che ti fa diventare invisibile quando finisce un nemico con una coltellata. È notevole perché ti permette di sgusciare da situazioni pericolose o di continuare con una sequenza di multi-kill con molte più probabilità di successo.
però. Occhio come anche dalla distanza i colpi in testa, 39. Soprattutto si fanno i colpi in testa con una discreta facilità da questa distanza. Finito il verdetto finale, lo potete trarre anche voi. L'arma è di un divertimento bestiale nel suo utilizzo ed è semplicemente letale. E pensate che nel tempo rispetto all'originale l'hanno nerfata 3-4 volte. Io l'ho ottenuta quando già un primo nerf o addirittura due già depotenziata. Ma adesso capisco, quando leggevo che ai tempi d'oro, quando entrava un mitoclasta in partita, gli altri a volte uscivano tutti, perché non c'era storia, non c'era davvero storia. Non male il risultato, eh? Un ratio quasi di 3, 27 kg. Perciò, se siete tra i fortunati che l'avevano droppata a suo tempo dal raid Volta di Vetro, modalità hard, regalatevi dei bei momenti, rispolveratela, non vi tradirà. E agli altri dico che ormai fare la volta in modalità hard se la si fa anche in 4, senza diventare matti. E in più, oltre a questo gioiellino, potreste anche trovare altre perle, come il Tempost di Predit, un fucile di impulsi fenomenale. Se la mangerebbe la presa di Malo, quella sicuro. Sì, l'ho sciolto da pirla. Ok, dai, in chiusura voglio mostrarvi qualche gustosa clip del mio amico X666XMarco78. Eh sì, si sta divertendo col telesto. Che è davvero devasto quando i nemici se ne stanno vicini. Passiamo a un po' di frittura mista. Zona C neutralizzata. Doppietta. Tripla uccisione. Che spettacolo. Stupefacente. Fenomenale. Sterminati. Ecco le munizioni. Giro di cecchino. Quasi senza mirare. Occhio al prossimo, eh. Al volo. Bello. Corte della vedo. Al volo. E ora combo di telesto e prese di Malo. Nei cunicoli. È un mattatoio con il telesto. Finite le munizioni. Passiamo alla presa di Malo. Bella pulizia. E bei clip. Ve ne proporrò degli altri. Chiudo il video. Qua sto per ritirare la corazza esotica di classe. Si raggiunge il livello 25 con una delle fazioni. Vi sarà data una quest, superata la quale riceverete l'agognato oggetto, che al di là della soddisfazione, del prestigio e dell'estetica, che poi in questo caso vedrete ci sarebbe da ridire, ha un perk che velocizza il guadagno di reputazione con la fazione. E ripensando a quanto sono stati utili i pacchetti di fazione per raggiungere il livello 3.30, mi fa ben sperare per il prossimo DLC della Rivolta del Ferro di settembre. Per la quest che vi dà l'oggetto è importante equipaggiarsi con corazza di classe, di fazione e emblema e shader. La corazza si droppa, io che so quante ne ho sciolte, ma si può per fortuna ricomprare. Anche gli shader, per fortuna, se scartati, li potete ritrovare. Per sapere, anche gli emblemi, per sapere quali sono buoni, quali sono specifici di quella fazione, basta andare al pannello vicino alla zona della fazione di nuova monarchia, e lì, andando col personaggio, saranno chiaramente indicati quali sono gli emblemi e gli shader della fazione. Estetica. Qui sembrava neanche il diavolo. Ah, dimenticavo, non dovrete sacrificare un'altra esotica, eh? È un caso speciale, potrete indossare questo pezzo insieme ad altri due esotici, i soliti due esotici. Guardandomi poi, per così dire, dal vivo, cavolo, che cesso. Mi sembra davvero un pezzo di Lego fosforescente attaccato al braccio. Ma dai! Ma che roba è? Spero che per il cacciatore del titano le cose siano esteticamente un pochino migliori. A risentirci con la recensione dei primi fusione, stavolta però leggendari.